Alcuni mesi fa, mentre stavo cazzeggiando su YouTube, vidi il video del grande Sinna, dove praticamente usò la scusa di fare un video per mettere a posto il garage. Oggi ho deciso di sistemarlo insieme a voi e soprattutto di copiare il format. La prima cosa che balza all'occhio è questo mezzo qui, ormai l'avete visto, e se non l'avete visto andate su YouTube, che gli ho dedicato anche un video intero. Questo non ci serve. Piccola nota per i ladri, vi prego non venite perché non c'è niente, questa roba vale tutto zero. Direi di tirare fuori il mezzo, avvicinare la videocamera e cercare di sistemare tutto questo schifo. Ah, stiamo, voi venite dentro. Cosa non ci serve? Allora, innanzitutto devo trovare una sistemazione, quindi What the fuck, bro? cominciamo bene. Questo è un altro casco. Se avete bisogno di caschi, contattatemi, che ne ho in abbondanza. Vi faccio un buon prezzo, lo giuro. Questo casco dovete sapere che è di mio padre. Ha circa 20 anni, è ridotto malissimo. Guardate gli attacchi che ha, cioè sono preistorici. Diciamo che ha preso delle belle botte. Che non ci so. Qui ci vanno i miei guantoni. Perché ho dei guantoni? Perché qui ho un po' di cartone. Perché tendo a mettere sotto il cartone così. I miei pantaloni anti. Andando avanti, invece, ho la scatola con tutti i prodotti che uso per pulire la mia catena. E anche questa andrebbe messa un attimo a posto. Qui cosa abbiamo? Ah, sì, dei fumogeni. Tovaglioli, l'olio, grasso, spazzolino. Bene, adesso che c'è un minimo di ordine, la fascetta però teniamola perché potrebbe servire. Oh no, lasci andare! Aiuto! Non usare le fascette! Qui ho dei guanti, sono quelli che uso per andare a sciare, non dovrebbero stare qui. Un tronco di legno. Poi ho questi attrezzi qui, servono per fare i push-up. Adesso vi faccio vedere. Oh sì! Ok, sono finito. E li ho presi in piena pandemia. Era il periodo in cui praticamente mangiavo sano e mi allenavo tutti i giorni. Volevo diventare una roccia, ma qualcosa è andato storto perché è uomo di panza, uomo di sostanza. Un altro acquisto pazzo che ho fatto è questo qui, che come vedete non l'ho neanche sbustato. E praticamente serve. Ah, praticamente la metti così e fai. Ah. Ma non avendo la patata, direi che è inutile. Però potrei usarlo per fare bigio, più o meno. Fili, guaina termoprotettiva, spatolina, guanti, margherite in bustina. Non so se sono scadute. Beh, sì, questo che cos'è? Ehi, vacca bestia. Questo, mettiamoli tutti qua, questo, e io dovrei ricavare una scatola in modo da mettere tutte queste cose, come i peggio barboni, no eh? Qui abbiamo delle pastiglie, dei freni, guardiamo un po' se effettivamente c'è quello che penso io. Sì, ci sono delle pastiglie che sono ancora piene, cioè nuove. Queste invece sono usurate, ma non so perché mio padre, anche lui accumulatore. Ma qui è tutto appiccicoso, che schifo. Qui invece è il tank lock della Givi, utilissimo. L'ho usato una volta. Poi invece questa è la carta, si chiama carta vetrata. Qui è la carta igienica perché non si sa mai, metti caso che. Hai voglia di cagare in garage, cioè ci sta, tutto ha un senso. Secondo voi sono bello? Che dite? È un po' sporco, eh? Mi vedete? Battery charger mi ha salvato più volte la batteria. I caschi ne abbiamo in abbondanza, ma per questo mi manca la, avete capito? La. Che sbatti? Mi sono già rotto i coglioni, vorrei mettere a posto e far finta di niente, o peggio lasciare così. Qui ho delle spazzole, delle wiper X2. Invece di mettere a posto sto spostando tutto da qui a lì. È incredibile. Quindi tutti gli stracci sono qui, e mentre qui dentro possiamo mettere i nostri bellissimi prodotti. Ok, bene. Aia!
Questo parafango dovete sapere che ha più di 20 anni, infatti è della mia prima bici, non so neanche perché qui andrebbe buttato. E infatti questo è il suo destino. Sono un coglione. Il terremoto più forte mai registrato. Adesso che è tutto bello in ordine, guardate, guardate. Questo dura neanche un giorno. Qui abbiamo un tubo e praticamente questo tubo, come dire, avete presente la sera quando tutte le persone vanno a dormire e voi non avete benzina? No, prego. Poi abbiamo un'antenna, così posso trasformarmi in Bender. Se avessi un pennarello sarebbe tutto stratop perché potrei etichettare, scrivere, ma non sono furbo come il caro vecchio Dennis. Faccio diventare una bella matriosca. Ma non ha senso. Ma cosa sto facendo? Poi qui ho il mio tappetino che... Anche questo lo usavo durante la pandemia per allenarmi, ma da quando è finita, finita perché adesso si può fare quel cacchio che vogliamo, non lo uso più perché sono pigro. Dovrei allenarmi? Assolutamente sì, lo sto facendo. Assolutamente no. Lì direi di mettere tutti i caschi. Finito. Non ci salgo da un po', però adesso veniamo. Il movimento dovrebbe essere questo qui, solo che adesso sono posizionato un po' male. Madonna, se ho rischiato. Poi dovrei riuscire a fare anche questo trick, che trick non è, ma... Non ho ancora imparato a frenare. Io le fascette di solito le uso per legare. È incredibile quanta plastica consumi l'essere umano. Amici, per questo video è tutto. Io vi ringrazio per la visione e vi mando un bacione.